Aglia. Luca. Sì? Stavo pensando, quest'estate, invece di andare in Sardegna, perché non andiamo da mia cugina Giuliana, che è al bar, così il pomeriggio potrei lavorare da lei, la mattina andiamo al mare e la sera ci possiamo divertire. A Riccione ci andavo quando ero piccolo. Ho capito. Con i nonni. Ma ci vengono da tutto il mondo. Sì, ma ci vanno gli sfigati adesso, dai. Vabbè, ma se possiamo risparmiare qualche soldo, scusami. Quanto guadagnerai al negozio? Guarda che io guadagno bene. Vabbè, 2000? 2200 più le provvigioni. Ah sì, allora quanto avresti nel conto? Sì, ma cosa ti interessa del mio conto? 500 dai. Euro? Senti, ma tu non devi dare gli esami. Come facciamo a andare a Riccione che devi dare gli esami? Ah, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, che sei anche te di Riccione. Sì, ho dai, parenti, tra l'altro mia cugina. Ascolta, devi dare gli esami, come facciamo a muoverci da Roma? Ma ci possiamo muovere, mica dobbiamo stare via un mese. Gli esami li ho a settembre. Sì, poi dopo non ti segano e poi dopo non riusciamo a far mai niente, dai. Ma no, ma non ti preoccupare, lo sai che tanto studiare prima non mi serve. Basta che studio le 2 settimane prima dell'esame e sono a posto. Sto guarda, sulla notte, studio, di giorno vado al lavoro. Come l'altro esame. No, certo. guarda che... Cioè, quest'estate facciamo così, tu studi, stiamo a casa e poi ci facciamo un bel viaggio quest'inverno, eh? Dove, New York? Dai, New York è 2 o 3 anni che ci dobbiamo andare. Va bene, quanto hai però sul conto? Così almeno anch'io riesco a farmi i conti in tasca. Sì, vabbè, dai. Vabbè, sono sotto di 500 euro. Ho comprato un DVD. Quello che avevamo visto insieme, dai. Ma come fai a ragionare così? È da pezzenti mettere via dei soldi oggi come oggi, dai. E poi... Ma se ci dobbiamo sposare, prenderci una casa? Aspetta. Sposarci? Guarda che io non ho mica ricevuto nessuna partecipazione. Idiota, me l'hai chiesto tu di sposarci. Guarda che se hai cambiato idea non c'è problema. Basta che me lo dici. Dai, Nina. Nina, stavo scherzando. Dai che ti sposo. Dai. Allora andiamo a vedere quella casa là che ti dicevo. Quella vicino alla casa dei tuoi? Sì. Lì non c'è morta una persona. Porta sfiga. Guarda che era mia zia. Vabbè, ti permetti? Porta sfiga comunque. Dai. Ti faccio ridere ancora. Dai. Chi sono io per te? Dai, dillo. Chi è il tuo Luca? Il numero uno. Il numero uno. Dai, non fare quella faccia. Va bene.